E bentornati sul canale delle Perle di Vale. Oggi vi voglio fare il video unboxing della merce che Roberto di Moda Merceria mi ha spedito. Allora, ho preso questa fettuccina e ho intenzione di fare una borsa di quelle grossone che si vedono comunque anche sul canale di YouTube. E ho preso questa e si lavora con il 6 e il 7. Qui è 700 grammi ed è 130 metri. Poi ho preso questo cordino, che è un cordino tie slim, vedete, colore oro e grigio, perché ho intenzione di fare una borsa con questi manici qui, che sono manici tipo Dior, e io ne ho presi due grigi e uno nero. E avendo qui tutti gli accessori color oro, ho preso color oro, glitterato color oro. Poi ho preso questi due morbidosi, che sono, è una pelliccia che è, al tatto è bellissima, è una lana pelliccia, diciamo, ed è della Happy Feel, 100% italiano, e questa si lavora con un uncinetto 9 e 10. Poi vi farò vedere il progetto che vorrei fare io, che l'ho pensato ma magari viene male, poi vedremo. Poi ho preso questa rete nera e questa rete bianca. Questa ha i quadrati grandi e questi più piccoli. Poi comunque vi metto tutto nell'info box del materiale che ho acquistato. Poi ho preso questo, che serve per me, io uso molto questi aghi qua per cucire le borse, mi trovo bene, ne rompo tanti. Poi ho preso questo questo filo di nylon trasparente per cucire comunque le borse in modo che non si veda dall'altra parte, io uso molto anche questo. Poi ho preso questa chiusura grande perché la voglio mettere in questa borsa che farò qui, con i relativi moschettoni. Vi farò vedere poi tutti i video che ho intenzione di fare. Niente, questo, scusate, dimenticavo, ho preso anche questo ed è una, sembra plastica dura, ed è con questo si può rinforzare le borse, si può fare stencil, questo qui si può stirare logicamente con una pezza sopra, e poi si può cucire anche per rinforzare i fondi delle borse in stoffa volendo. Io ho preso questa, ho voluto provare perché è molto versatile, e vedete qui fa vedere che si può cucire per rinforzare le borse e per fare appunto gli stencil, lo dice anche qua, vedete, mantengono la forma, possono essere stirati con panno e per stirare e a vapore, possono essere scritti con pennarella indelebile o matita, possono essere tagliati singolarmente, forbice o taglierina, utilizzati per stabilizzare il fondo borse da cucire con macchina da cucire, utilizzati per realizzare modelli, stencil e quilt e parti di modello di taglio riutilizzabili, non stirare mai direttamente sul foglio. Comunque qui vedete scritto tutto. Bene, questo è tutto il pacco che mi è arrivato. Io scusate, mi si era spenta la telecamera e non vi ho potuto salutare, quindi è doveroso salutare e ringraziarvi di aver visto il mio video. E se volete sapere
i video tutorial che farò con questo materiale, iscrivetevi al canale, mettete magari un mi piace al video e così rimarrete sempre, se attivate la campanellina rimarrete sempre aggiornati dei nuovi video che metterò. Tutto il materiale che abbiamo visto, come ripeto, è stato acquistato da www.modamerceria.it. Ringrazio Roberto per la gentilezza e al prossimo tutorial. Ciao!